Uova e bacon in tavola! Si parte per una nuova avventura! Bentornati avventurieri su Mario Kart 8 Deluxe! Nello scorso episodio abbiamo giocato il Gran Premio del Trofeo Crossing e in questo episodio, in difficoltà media, andiamo con Bowser o Koopa per i giapponesi. Mettiamo il scheremoto, mi sembra adatta. Pneumatici maxi e superplano. Perché ho scelto Bowser? Perché oggi andremo nel trofeo guscio, che comprende gare, prateria verde, circuito di Mario versione Game Boy Advanced, spiaggia Smack e autostrada di Toad. Possiamo iniziare? Prima corsa, prateria verde. Ecco qua, Bowser. Partito! Il re dei Koopa. A quanto sembra Bowser, sì, re dei Koopa è l'antagonista principale della serie di Super Mario. Lui, diciamo, rapisce la principessa Peach e nel gioco invece Super Princess Peach rapisce, beh, non proprio lui, ma Armie Hammer Bro e le Koopa Troopa, tartarughe, diciamo, che hanno le scarponcini, insomma, rapiscono Mario e i suoi amici. Lancio una granata! Ho colpito qualcuno in pieno! E ora quel qualcuno ha beccato me! Con un guscio blu spinoso! Oh, volevo farvi notare che il guscio di Bowser, anche questo è spinoso, però è di colore verde e non blu. Attenzione, attraversamento bovini! Mario! Non mi supererai! Wow! Lo so, mi piace Bowser. Oh no, no, cadiamo, cadiamo! Voliamo! Cioè, come fa Mario a volare ancora più in alto? E perché ora sono caduto all'improvviso? No, veramente. Mario mi sorpassa, poi cado di sotto. Speriamo di recuperarlo, perché ora siamo all'ultimo giro, ecco, imbrattato di nero. Non vedo più niente, non vedo più niente. Oh, grazie Luigi. Ho beccato qualcuno? Non lo so. Ma chi lancia questi gusci verdi alla rinfusa? Oh, velocissimo. Ehi, non osate sorpassarmi. Veloci Bowser, il re dei Koopa, in prima posizione, vinse! Vediamo un po' i momenti salienti. Koopa esegue una carica perfetta, ecco, usa il turbo, acrobazie. Ecco, qui avrei dovuto eseguire l'acrobazia. E qui adesso sono stato imbrattato di nero e vabbè, qui abbiamo vinto. Il re dei Koopa vince! Prossima corsa! Prossima
prossima corsa, circuito di Mario versione Game Boy Advanced. Il re dei Koopa è pronto alla partenza, Bowser. E ovviamente sbaglio la carica, grandioso. C'è Link di Zelda. Sì, a quanto pare il nuovo concorrente, oltre a essere i ragazzi Inkling di Splatoon, gli abitanti di Animal Crossing, eccetera, è anche Link di Zelda. Link credo esista in due versioni. Una, se non erro, è Twilight Princess, boh, e l'altra è The Legend of Zelda Breath of the Wild, il videogioco che ho ricevuto dal mio babbo per aver ottenuto un 8 d'arte. A quanto pare lui ha voluto farmi questo regalo e niente. Mi piace! A tutto gas, Bowser! Secondo giro. Dannazione, qualcuno aveva previsto che mi sarei... Basta! Fermiamo Luigi, Bowser! Ti ho agganciato ormai, sei sul mio mirino! Ti ho preso! mi hai sporcato tutto però! Scusate, ma a me piace molto Bowser. Davvero. Su Super Princess Peach nella prima battaglia boss è di dimensioni naturali, mentre nella seconda parte della battaglia appare gigantesco. Sulla gioco Super Mario Odyssey credo che sia uno dei principali boss, certo, è uno dei principali boss. Bowser è sempre uno dei boss di Super Mario. Però perché ci hanno lanciato il fulmine di nuovo? Sapete che il fulmine è una cosa che non sopporto, perché aumenta la forza d'attrito oltre che la resistenza dell'aria. Il clacson almeno toglie di mezzo gli ostacoli. Stiamo attenti ai gusci blu e alle All Star. Veloce Bowser, vinciamo anche questa seconda corsa. Vittoria! Bene, bene! Ah, addirittura ci sono due Link! Incredibile! Rivediamo un po' i replay. Ecco, qui ho sbagliato la carica. Qui ho eseguito il drift e ho fatto altro che bene. Poi ho sfruttato i rettilinei per usare il turbo e lanciare la mia buccia di banana. E qui ho fatto centro di Luigi. Andiamo alla prossima corsa. Prossima corsa. Spiaggia Smack. Chip Chip. I pesci di Super Mario. Attenzione, qui c'è la sabbia. E ancora una volta sbaglio la carica, grandioso! Non riesco a capire come vada eseguita la carica. Com'è che si esegue la carica? Devo tenere premuto e poi schiacciare? Boh! Non lo so. Ma questa spiaggia è bellissima, sembra di essere alle Hawaii. Possiamo entrare anche sott'acqua! A Bowser piacerà l'acqua? No, Bowser non è tipo tanto da acqua, ma visto che siamo alle Hawaii, Bowser se lo merita un bel bagnetto. Due gusci verdi! Oh, ho beccato qualcuno, bene! No! Ma chi lancia gusci alla rinfusa? Stavolta sono stato io a lanciare questo guscio perché volevo provare a fare centro di Mario. Mamma mia. Ah, ci hanno abbattuto e ci hanno rimpicciolito di nuovo.
Accidenti, ci hanno abbattuto e ci hanno rimpicciolito di nuovo. E ora siamo ritornati a grandezza naturale. Restiamo sul percorso, Bowser, e non dovremmo avere problemi. Eseguiamo le acrobazie. Ti diverti nell'acqua, Bowser? Lo so, questo percorso è bellissimo. Sembra di essere davvero alle Hawaii. A San Francisco, in California. Non lo sappiamo, ma eccoci all'ultimo giro. È difficile distinguere la spiaggia delle Hawaii da quella di San Francisco, California. Ed è difficile prevedere quando ti arriva un fulmine, parlando sempre di... Basta! Lanciarmi oggetti contro! Andiamo, Bowser! Non sopporto quando mi lanciano gli oggetti, perché soprattutto i gusci, quelli aumentano la resistenza dell'aria e quindi fanno andare il kart più lento. Le bucce di banana, poi, quelle sì che fanno rallentare. E noi siamo proprio scivolati sulla buccia di banana, capita? Ho beccato qualcuno. Era Mario? Non lo so. Ma abbiamo vinto di nuovo con le due acrobazie finali che abbiamo fatto. Benissimo, Bowser. Benissimo. Rivediamo un po' il replay. Qui ho sbagliato di nuovo a eseguire la carica. Insomma, come si eseguono le cariche? Qui ho eseguito l'acrobazia perfettamente, ma uno sciocco, anzi uno stupido aggiungerei, mi ha lanciato un guscio. E qui ho fatto centro di Mario Metallo, non me lo ricordo. Ed ecco Bowser, o Koopa, arrivato al primo posto. Prossima e ultima corsa. Ultima corsa, autostrada di Toad. A forma di 8. Oh, qui non abbiamo fatto lo scatto, ma siamo partiti normalmente. Perché per eseguire lo scatto, è vero, si deve tenere premuto, non troppo, fino al conto alla rovescia, ma è tipo come andare sullo skateboard. Sì. Ah, siamo stati investiti. Dannazione, siamo stati investiti. Ho colpito qualcuno, forse con la buccia di banana, e ora ho colpito Mario con il guscio rosso. Ma c'è ancora Mario Metallo davanti a me e ha una buccia di banana proprio come la mia. Anzi, proprio come me. Prendiamo le rampe turbo ed eseguiamo l'acrobazia, come andare sullo skateboard. Secondo giro. Ecco, in tracciati tanto trafficati, l'ideale sarebbe evitare il traffico, andare sulle curve, sperando che i vostri avversari non vi raggiungano. Poi, se non c'è una buccia di banana in mezzo, atterrare in tutta sicurezza. Lasciamo le bucce di banana dietro, così chi le prende ci scivola. La strada è il punto migliore per eseguire dei drift, però, specialmente se è trafficata, è tanto scomodo, perché... Oh no! Dannazione! Ecco, un altro svantaggio delle rampe da skateboard, diciamo così, delle paraboliche, è che se ti colpiscono dietro, dopo fai fatica a recuperare, perché per via dell'attrito rallenta il veicolo e quindi aumenta la forza di attrito degli pneumatici, ecco. Mentre se esegui il turbo dopo essere salito su una rampa turbo e quindi
riatterrato guadagnerai turbo e andrai più veloce. Accidenti, stiamo rompendo scatole oggetto come se piovesse. Mario Metallo mi sta raggiungendo. Come facciamo a seminarlo? Evitiamo il traffico il più possibile. Su Koopa! Più veloce! Non dirmi che sei troppo pesante per questo veicolo! Andiamo! L'ultimo tratto di strada! Vabbè, la buccia di banana, veloce, veloce, veloce! Oh! Vittoria! Oh, oh. Vittoria! Rivediamo il replay. Qui non ho eseguito nessuna carica, sono partito normalmente. Ho colpito Mario in pieno, eseguendo più acrobazie. Io, con Bowser, detto anche Koopa, sono riuscito ad ottenere il primo posto anche nell'autostrada di Toad. Ora vediamo i risultati. Trofeo Gusso! Eccolo qua! Dall'autostrada di Toad, il cattivo dei cattivi! Bowser! Bowser! Koopa per i giapponesi! L'antagonista principale di Mario! Arrivato al primo posto in Prateria Verde! Circuito di Mario versione Game Boy Advance! Spiaggia Smack e autostrada di Toad! E abbiamo ottenuto il trofeo Guscio d'Oro! Con 3 stelle! Congratulazioni! Bene, miei cari avventurieri, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Nella prossima puntata ritorneremo a giocare in difficoltà media il prossimo Gran Premio. Un saluto a tutti! Ciao!